Uè ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Kino e oggi vedremo insieme il nuovo ninja ibrido al 130. Questo ninja ha come vantaggio standard incrementa la durata del tormento del 34% e come vantaggio comandante la durata del tormento è incrementata del 67%. In più, squarcio del drago infligge tormento che provoca 15 danni di fuoco base al secondo per 3 secondi, quindi molto vantaggiosa se andiamo a affrontare una tempesta di tipo natura, quindi con gli zombie di tipo elettrico. Che dire raga, adesso lo portiamo al 130 e vedremo anche la sua evoluzione, come cambierà la skin e tutte le varie cose. Eccolo qui raga, eroe al 130, la skin bella, devo dire carina, alternativa rispetto alle altre. Mi preparo una build subito con lui e ve la faccio subito vedere. Ecco qui, questa è la build che andrò a utilizzare, ve la spiego brevemente. Innanzitutto ho bisogno dello scudo che mi si rigenera perché andrò a utilizzare una spada, quindi ho bisogno di rimanere in vita. E siccome non voglio utilizzare il survivalista come bonus, andrò a potenziarmi lo scudo. Dopodiché ali del drago, visto che questa è una build praticamente concentrata sul tormento appunto dalle spade e il tormento dello squarcio del drago, andrò a aumentare l'ampiezza di squarcio del drago ovviamente. Dopodiché una perk sulle spade, ovvero tecnica ombra, lezioni di anatomia che mi incrementa il livello critico. E perché incremento il livello critico? Perché lo andrò a utilizzare in combinazione ai colpi critici che con arma da mischia applicano il 30% di trappola e tormento, provocando 37% di danni ogni secondo per 3 secondi. E in più coda del drago, così abbiamo un'altra perk sullo squarcio del drago, lascia una scia persistente di energia che infligge 26 danni energetici base al secondo. Non andrò a mettere nessun'altra perk che mi... Sì, potrei togliere questa e mettere quella che mi riduce il costo energetico dello squarcio del drago, avete ragione, però ho fatto un po' di prove e mi sento... E lo squarcio del drago ogni 10 secondi non mi manca tanto l'energia, solo se sono di natura. È vero che questo eroe è concentrato con lo squarcio del drago di fuoco eccetera eccetera, però nel complesso lo utilizzerei così, diciamo. Magari farei qualche piccolo cambiamento. È da vedere se questa perk si somma o non si somma, perché non sono ancora tanto sicuro, però noi facciamo il video così e lo vedremo. Ok raga, sono appena spawnato, se non ci credete guardate il radar e guardate dov'è la Storm Chest. Qualcosa mi dice porta la Storm Chest nel video oggi, me lo stanno dicendo. Io l'apro subito e combineremo lo squarcio e il drago. Mi sono craftato l'affettatrice perché è l'unica spada, a parte il pugnaleone, che mi infligge tormento. Quindi ho quelli di natura, perfetto. Squarcio e il drago potentissimo raga. Guardate questo, io non lo colpisco più e prende il danno da tormento. Avete visto come funziona? Guardate il cicciotto. Oh, uno di vita. No, è morto. Ancora prima che lo toccassi. Ora mi devo concentrare a fare la storm però, sennò la rischio di fallire. Volete vedere le ricompense? Che schifezza, neanche un po' di raggio. Comunque, quello che volevo farvi vedere con calma adesso, se no, riesco a non one shottarli. Però abbiamo lo squarcio del drago che, vedete, li scioglie tutti, raga. Adesso sì, sono incrementato dei compagni, però è giusto che sia così. Che schifo di ricompensa. Ok, vedete, se io... Vabbè, in questo caso l'ho squagliato. Gli tiro un colpo. Due colpi gli ho tirato. Morto. Morto col tormento, raga. Addio. Non c'è neanche bisogno di sprecare troppe spadate. Andiamo col cicciotto. Quanta gente che c'è.
Qua ci vorrebbe una bella Masamune, raga. Sarebbe il top. Vediamo se muore da solo. Addio. Squarcio il drago in mezzo a tutti. La lama spettrale resta sempre la lama spettrale, raga. Non avrà la perk di tormento, ma mi scoccia veramente anche usare un'altra spada ormai. Si entra, si va in mucchio. Squarcio del drago potentissimo. Poi ricordiamo che ha anche altre abilità, ninja, ovviamente. Che belli che sono tutti di natura, eh. Un bello squarcio in mezzo. Colpiamo la maggior parte degli zombie. Abbiamo già un altro squarcio disponibile. Mi si è rotta la mia spada. Devo provare a farmi ricaricare ancora lo squarcio. Ottimo. Guardate che bello. Bellissimo, bellissimo. Mi piace tanto questa... Almeno, mi piace tanto questo eroe con queste perk. Quando ci sono gli accampamenti di natura potrebbe essere un'ottima, ottima alternativa. Con lo squarcio di fuoco sicuramente facciamo molto, molto più danno che con lo squarcio normale, no? E poi abbiamo anche il tormento della scia energetica. Ricordo che possiamo anche usarlo come bonus e non solo come primario. Ovviamente un po' nerfato come bonus, lo sapete che va così. Però dai, tutto sommato un da 1 a 10 un bel 8 glielo darei. 8, 8 e mezzo glielo darei tutto. Fatemi sapere voi nei commenti, raga, che voto date da 1 a 10 a questo eroe. Beh, raga, che dire, questa è la potenza dello squarcio del drago da solo. Probabilmente con un team riesco anche a one-shottare i mostri della nebbia. Cioè, one-shottare. Se li prende bene il tormento, probabilmente riesco a shottarli tutta la vita, diciamo. Era quello il senso di quello che volevo dire. Scusate le incomprensioni. Ok, raga, questi sono d'acqua, eh. Non è rimasta traccia di nessuno, perché abbiamo anche la perk d'energia. Quindi lo squarcio del drago, una volta che infligge danno alla fine, si beccano il danno d'energia. All'inizio se li colpisco di fuoco, ma poi la scia del drago è energia. Penso di aver fatto una build carina, dai, a questo giro. Ok, raga, nel frattempo che mi si è rifullato il team, voglio fare una prova. Ho sbagliato tasto. Beh, dai, mi aspettavo qualcosa di più, eh. Ci riproviamo subito. 3, 2, 1. Niente. Ottimo. Gli ho lasciato uno di vita. Dai, non è male però, eh. Come avete visto, abbiamo un bello squarcio del drago. Molto, molto utile se vogliamo combattere con questa abilità. Come appunto vi dicevo, magari con gli elementi natura è un po' più conveniente, però neanche da sottovalutare con gli altri, per carità. GG. Dunque, raga, che dire, questo era il mio video sull'eroe. Io vi ringrazio a tutti quanti del supporto che mi state dando e vi ringrazio soprattutto di aver guardato anche questo video. Vi invito a lasciarmi solamente un like come sempre e bla 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 bla, le solite storie che insomma vi dico sempre. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!